Ciao ragazzi, è da un po' che non provo a seguire i consigli beauty di qualche celebrità, quindi sono andata un po' a cercare su internet e ho notato che c'è un video in cui Kim Kardashian fa vedere tutta la sua makeup routine. Io avevo già ricreato un look di Kim Kardashian, però era super extra perché appunto avevamo creato il suo makeup durante il Met Gala, una cosa del genere, ero tutta pompata con le tette strizzate, le labbrone. Non cambierà, vabbè sì, ci sarà un po' di differenza, però comunque lo stile di Kim Kardashian è sempre super extra, ha una makeup routine bella strutturata e non vedo l'ora di vedere cosa ne uscirà fuori, anche perché lei è la regina del baking, mette un sacco di cipria sotto qua, insomma. Io ultimamente non sto più usando la cipria perché ho notato che riesco a ottenere un effetto migliore avendo la pelle secca e ho super paura, chissà che cavolo combinerò. Quindi adesso direi di iniziare subito, però prima vi ricordo di lasciare un pollice in su se volete supportare il mio canale e di iscrivervi per non perdere tutti i prossimi video. Sto preparando un sacco di cose, quindi mi raccomando, iniziate a seguirmi. Allora, cosa facciamo? Innanzitutto preparo il video in cui Kim Kardashian ci fa vedere come si trucca. Come sempre, questi video li trovo sul profilo di Vogue. Il video che sto guardando si chiama Kim Kardashian West, perché ricordiamoci il cognome del marito. Guide to Viral Holiday Glam. Io in realtà l'ho guardato, è una makeup routine normale, niente di festivo, ovviamente. Quindi iniziamo subito a vedere cosa ci dice. Hey guys, it's Kim, and we are here in my bathroom, and we are gonna do my makeup routine. I'm gonna do a holiday look for you guys and show you all my tips and tricks. First, I have moisturizer on my hands, and I extra moisturize. Even if I've already moisturized for the day, I put on moisturizer again, just to, I don't know, I like a little bit of like a oily slip. Primo step, applichiamo la crema, ovviamente. Lei tra l'altro dice che ama metterne tanta, tra virgolette, avere la pelle bella rimpolpata, oleosa, nutrita, quindi io metterò sia questa crema di Ole Ericsson, che in realtà ho provato solo una volta ma mi è piaciuta un sacco. Si chiama Sea Rush Brightening Double Cream. Ha un profumo buonissimo questa crema, scorre bene, non è unta. E poi vado ad applicare anche questo primer di Pixi, che in realtà è creato da tre fasi, cioè l'olio sotto, il balancing, che non ho idea di cosa sia, e poi un altro olietto più leggero sopra. Mischiandoli viene fuori appunto questo olio primer super super nutriente, che dà alla pelle quell'effetto un po' oleoso, glowy, di cui parla Kim. Se lo provate non mettetene troppo perché è bello unto, non in maniera fastidiosa, però un po' al suo dovere, diciamo. Anche questo, vitamina C, tutta la vitamina C per ora. Adesso che la nostra pelle è pronta, vediamo cosa fa. This brush is maybe 12 years old. I think I got this in college. It is so damaged. Fa vedere che usa un pennello molto vecchio. I love La Mer foundation. I put it all on my hands. E come fondotinta usa quello di La Mer. Io non ce l'ho, so che costa, non vorrei dire centinaia di euro, ma sicuramente più di 100 euro, quindi non l'ho comprato per questo video, sappiatelo. Però mi sono arrivati dei nuovi fondotinta da By Terry e secondo me è un valido sostituto, mettiamola giù così, perché anche questi sono molto costosi, super idratanti e sono curiosissima di vedere come saranno sulla mia pelle. Io amo, amo tantissimo questo brand, è molto costoso, quindi ovviamente un po' proibitivo, diciamo, però hanno molti prodotti super validi come il mascara, quello con lo scovolino che si allunga e si accorcia, diciamo, fantastico. Sempre di By Terry mi piace tantissimo il primer illuminante, hanno veramente un sacco di prodotti validi. Comunque, a parte questo, mi hanno mandato tre colorazioni e devo capire qual è quella più adatta al mio incarnato. Il fondotinta che applicava Kim mi sembrava un po' meno liquido di questo, eh? Lei lo applica sulla mano, però il mio, essendo più liquido, dovrò metterlo direttamente sul viso. Usiamo anche noi un pennello un po' cicciottone.
come il suo. Non l'ho ancora steso completamente, so già che questo fondotinta mi piacerà un sacco perché ha un profumo buonissimo, tipo di fiore, ma in una maniera buona, non so come dire, non chimica. E poi è molto leggero, quindi è il tipo di fondotinta che piace a me, non particolarmente coprente, molto poco coprente, ma che semplicemente uniforma e illumina l'incarnato. Passiamo al prossimo step, che sarà il correttore. Use an Anastasia pencil. Ah no, in realtà prima pettina le sopracciglia senza applicarci nulla però. Io di solito dopo il fondotinta cerco di colorare leggermente le sopracciglia perché avendo il tatuaggio con sopra il fondo si ingrigisce. Però non lo faremo perché dobbiamo seguire la sua makeup routine. Sto cercando un pennellino. Ho solo questo qua che è tutto sporco che uso di solito per togliere l'eccesso di mascara. We're gonna do conceal Bake Brighten. If you guys only saw the under eyes that I have. Adesso inizia la parte da muratore perché applica 10 kg tonnellate di correttore nel suo under eye. Faremo lo stesso con il correttore di Fenty Beauty. Ho scelto una colorazione abbastanza chiara rispetto alla mia perché anche il suo è bianchissimo praticamente. Quindi vado a fare anch'io la mia passata di malta. Fa proprio l'opposto di quello che sto cercando di fare io ultimamente, cioè usare poco correttore, perché ho notato che a volte è peggio andare a applicare tanto prodotto che poi si vede piuttosto che metterne un pochino meno, lasciare una leggerissima rimanenza di occhiaia, però non avere il correttore nelle pieghe, cioè preferisco davvero un effetto più naturale che poi appare più bello a vista d'occhio. Magari in video questi effetti super flawless sono fighissimi, ma nella realtà non sempre, a me piace fare tutte e due. Però ultimamente sono in fissa con questa tipologia di make-up, diciamo. Ogni tanto mi viene un colpo perché penso che non sto registrando. Quando registro c'è un pallino rosso che si illumina e ogni tanto sparisce, si illumina e sparisce. E se vedo che il pallino non c'è vado in ansia perché dico, oh mio Dio, non sto registrando. Però tutto bene. Bagna la spugna con uno spruzzino. Probabilmente potete semplicemente bagnare la spugnetta senza fare sta cosa. Cioè, secondo me fate prima a bagnarla. Sono super critica, lo so, una rompiballe. Era da un po' che non usavo il correttore di Fenty e devo dire che mi piace molto. Copriamo anche questo fantastico brufolo che mi è venuto sopra il labbro. Prossimo step. This is my baking powder, Conceal Bake Brighten. The number 2 has like a little pink tone to it. Every time I do my makeup I bake. Tutte le volte che si trucca fa baking. Esordisce così. Quindi dovremo farlo anche noi, ahimè. Per fare baking userò questo puff e la baking and setting powder di Nabla. Mettendo 10 kg di... Non la so neanche fare, ragazzi, io non lo so fare baking. Il senso di questa cosa non lo capirò mai. Ma ragazzi, io già vedo la mia pelle che è diventata come un dinosauro. Non so se... Mamma mia, che effetto brutto. Sì, sulla mia pelle dovrei fare soft baking, però dato che devo imitare esattamente quello che fa lei, non posso fare una roba diversa. A questo punto passa al contouring e finalmente abbiamo lo stesso esatto prodotto che usa lei, perché sta usando il suo kit da contouri di KKW Beauty. Io l'avevo comprato, pagato una follia, meglio dimenticare. Nel frattempo sento la pelle che mi tira tantissimo. La cosa positiva di questo prodotto è che si sfuma molto facilmente, è davvero ottimo. Non vi consiglio di comprarlo ovviamente perché all'interno c'è pochissimo prodotto e se lo comprate dall'America tra prezzo del prodotto, spedizioni, dogana, arrivereste a spendere tipo 100 euro per due robini così, quindi anche no. Però è buono perlomeno. Curiamo anche la fronte perché, come dice nel video, ma una fronte molto scura. In realtà anche a me piace l'effetto contouring qua attorno, però bisogna sempre stare attenti alla forma del proprio viso per non schiacciarlo troppo. A questo punto passa di nuovo alla cipria.
perché deve settare il resto della faccia, diciamo. Quindi mette la cipria qui. Secondo lei è la sua area problematica. Mamma mia, quanto odio le basi troppo matte, raga. Quindi setta il resto del viso, però lasciando ancora la cipria sotto l'occhio, perché andrà a fare una sorta di smokey eye. Quindi per evitare che il fallout sporchi il contorno degli occhi, lei lascia la cipria. La ricerca di un ombretto simile a quello che userà lei è stata difficile, perché va a applicare un ombretto grigio, e io, ragazzi, credo di non aver quasi mai usato il grigio sugli occhi. È un colore che proprio non mi piace. Per fortuna ho la Naked 2, che ha dei colori abbastanza freddi, quindi potremmo usare questo tease qui come grigino, anche se in realtà è un marrone molto freddo, oppure questo ombretto Raw, come si pronuncia, non lo so, della Vivid Earth Palette di Sephora. Mamma mia, che pieghe che ho negli occhi, non me ne ero neanche accorta. Una cosa che ho notato che fa è mettere tanto ombretto scuro anche all'interno dell'occhio, che, per chi non lo sapesse, va a avvicinare gli occhi. Quindi se avete gli occhi molto distanti l'uno dall'altro, potete appunto applicare un ombretto scuro qui, però se li avete molto vicini, applicandolo qui non andate a creare un bel effetto. Quindi vedete un po' voi, io adesso lo vado a fare proprio per copiarla in tutto e per tutto. Sapete quando avete la pelle secca e vi prude da morire? Ecco, prendo aiuto, usare qualcosa per grattarmi senza rovinare tutto. Oh, che bello. What I'm gonna do next is I really like this Stila bronze bell and I'm gonna use it. Per fortuna ce l'ho anch'io. A questo punto applica un ombretto di Stila. Questi qua sono fenomenali. Io purtroppo ho una colorazione diversa dalla sua, ma secondo me il concetto è quello. Semplicemente applica questo ombretto glitterato cremoso liquido al centro dell'occhio e poi lo tampona con un ditino. Raga, questi cosi sono bellissimi, sono tra i prodotti più riflettenti che io abbia mai provato, e se non sbaglio l'avevamo usato anche nell'altro video in cui mi toccavo come Kim Kardashian. Prende di nuovo gli ombretti in polvere e ne mette uno sopra. Sì, mi è caduta una cialda. Queste palette sono un po' vecchie. Love this lash curler by Troy Sivan. Il mascara che usa è il Legendary Lashes di Charlotte Tilbury. Io ho la versione mini size, però penso che non ci siano grandi differenze. È abbastanza buono come mascara, l'ho già provato un paio di volte. No, mi sono accorta, ragazzi, che prima di piegare le ciglia dovevo applicare una matita nera all'interno dell'occhio, quindi lo facciamo adesso. Lei in realtà usa anche un aggeggino per separare le ciglia che non ho, quindi quello step ovviamente lo salteremo a piedi pari. Come matita nera uso la Color Riche L'Ecole di L'Oreal, veramente ottima. È più un casual che una matita. Vediamo se finalmente è arrivato il momento di togliere questa maledetta cipria che mi sta seccando tutto. This is my Conceal Bake and Brighten, and this is the Brighten. It honestly is like the best. This is the key to my Armenian Dark Under Eye Circle success. I couldn't live without it. Non si vede il passaggio in cui ha tolto la cipria, ma si vede lei che applica un'altra cipria illuminante nel contorno occhi. Allora, iniziamo a levare questa qua innanzitutto. L'effetto potrebbe sembrare carino dal video, ma io vi assicuro che sembra che è un contorno occhi da sessantenne in questo momento, perché avendo messo così tanta cipria mi si è seccata tutta la zona e ho tantissime rughe in evidenza. Dato che lei va a applicare, come vi dicevo, una cipria illuminante, io non ne ho una, userò pochissimo illuminante di Nabla, questo qua che è bello sottile, per illuminare un po' la zona, ma veramente poco, cioè faccio una cosa del genere. Spennello,
tolgo l'eccesso sul braccio e poi lo vado a passare, giusto da avere un leggerissimo riflesso. For lips now, I have been loving a dark liner. Non finisce la base, ma passa direttamente alle labbra applicando una matita molto scura, perché dice che ama il vibe un po' anni 90, in cui hai il contorno labbra scuro e all'interno super chiaro. Quindi useremo questa matita di Pupa, la numero 40. No, di qua c'è il robino per sfumare, a noi serve il prodotto. E ne mette... Questa sarebbe una matita contorno labbra sfumabile, ma a me non sembra per niente sfumabile. Cioè, dura come non so cosa. E poi ho messo un rossetto molto chiaro. Io userò uno di quelli della linea di Jaclyn Hill. Ragazzi, ce li ho da ormai più di 6 mesi. Non hanno variato colorazione, non puzzano. Quindi io direi di usarli tranquillamente. Non so se mettere questo. Questo è perfetto, obsessed. A questo punto torna alla base e applica uno dei suoi blush preferiti, che è l'Orgasm di NARS, questo blush qua, un po' corallino. E poi contouring al naso, ovviamente. Vediamo se manca ancora qualche passaggio. Beh, certo, l'illuminante non fa vedere bene il colore di quello che applica. Io userò questo qua di Fenty, che è il Kilowatt nella colorazione Lightning Dust e Fire Crystal. Faccio un mix. Non mi sta piacendo per niente questo trucco, raga, mi vedo malissimo, vi giuro. Tra i colori freddi grigiastri dell'ombretto, la base ultra matte secca, non è la mia cosa per niente. Però in realtà è un bel esempio di come seguire la make up routine di qualcun altro non sempre è la cosa adatta per noi, perché a volte cerchiamo di copiare gli altri, le persone super famose, perché le vediamo bellissime, ma quello che è adatto a loro non è detto che stia bene e valorizzi al massimo noi. Quindi fa un po' riflettere, no? Come cosa. E per non farci mancare nulla, anche un pochino di gloss rosato senza glitterini. Direi che le labbra sono l'unica cosa che mi piace in questo look. Il resto del look non mi piace tantissimo, però è molto soggettiva come cosa. Fatemi sapere giù nei commenti se secondo voi mi sta bene o no. Adesso mi avvicino e vi faccio vedere anche la pelle secca. Vedete com'è secco, ragazzi, il contorno occhi. Di solito non è così raggrinzito. Davvero orribile. Però in compenso le labbra sono molto carine. Comunque è stato interessante scoprire la make-up routine di Kim Kardashian. Fatemi sapere anche giù nei commenti se c'è qualche altra celebrità di cui siete curiosi che io ricrei il make-up. Lasciate un pollice in su se vi ho tenuto compagnia e iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video che caricherò tra pochissimo. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!